siamo un gruppo di ricerca che si occupa soprattutto di neuroimmunologia, quindi di biomarcatori diagnostici e di attività di malattie nelle patologie anticorpo mediate e infiammatorie del sistema nervoso centrale periferico. Ovviamente quindi svolgiamo attività di diagnostica ma anche di ricerca e in questo settore utilizziamo attivamente uno strumento che è stato acquistato dal CPT che si chiama Quanterix Simoa, che ci permette di dosare delle molecole nel sangue dei pazienti. Queste molecole una volta si potevano dosare solamente nel liquor, dove erano presenti in quantità molto più alte. Grazie invece a questa tecnologia molto sensibile e specifica, siamo in grado adesso di dosarle nel siero dei pazienti. Ovviamente il vantaggio è quello di non dover effettuare la rachicentesi e di poter poi ripetere, monitorandone quindi la quantità nel tempo. In particolare dosiamo i neurofilamenti, che sono dei marcatori di danno assonale, e dosando queste molecole nel siero dei pazienti abbiamo dimostrato la presenza di un danno assonale nei pazienti con diversi tipi di neuropatia periferica, nei pazienti con encefalite autoimmune, dove c'è una buona correlazione tra valori serici e liquorali, nei pazienti con mieliti, neuriti ottiche e anticorpo mediate, del gruppo quindi della neuromielite ottica, e anche nei pazienti con Covid. In particolare abbiamo recentemente svolto uno studio su pazienti in fase acuta in follow-up con infezione da SARS-CoV-2 e abbiamo visto che esiste un danno assonale in fase acuta anche nei pazienti neurologicamente asintomatici, danno assonale che poi però viene recuperato nel tempo, dimostrando quindi che anche se può esserci un danno neurologico subclinico, questo poi svanisce spontaneamente. Ovviamente tutto questo ci permette di dimostrare e monitorare la quantità di danno assonale nei pazienti con vari sintomi neurologici e varie malattie, sia del sistema nervoso centrale periferico, e in questo settore collaboriamo con diversi istituti di ricerca, sia in Italia che in Europa, ma anche in America, per andare a cercare di capire come con queste molecole, in particolare neurofilamenti, ma in realtà con questo strumento si può quantificare anche il danno gliale o la presenza di specifiche citochine, per andare a utilizzarli appunto come marcatori prognostici di attività di malattia e di risposta alla terapia nei pazienti con diverse malattie neurologiche.